Ringrazio l'onorevole interrogante per il tema sollevato, sul quale riferisco volentieri gli aggiornamenti relativi alle misure portate avanti dal Governo. Sono convinta che rafforzare le politiche di welfare a sostegno dei genitori e mettere in atto misure specifiche per le donne e i giovani non è solo una questione di giustizia sociale, ma un dovere istituzionale che fa crescere le imprese e l'economia del Paese, lo ribadisco. A questo proposito, nell'ambito di una congiuntura economica non particolarmente favorevole, dovuta anche all'impatto delle crisi internazionali, sin dal suo insediamento l'esecutivo ha voluto investire oltre 2,5 miliardi di euro in favore delle famiglie, adottando diversi significativi interventi che hanno generato, secondo i dati elaborati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, benefici diretti e indiretti per le famiglie stimati in oltre 16,5 miliardi di euro solo per il 2024. Relativamente ai più recenti provvedimenti di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresento che con il decreto coesione, il decreto legge 60 del 7 maggio scorso, sono stati stanziati ulteriori 2,8 miliardi di euro destinati a specifiche misure volte a sostenere l'autoimpiego e a promuovere l'occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Nello specifico, tra le diverse misure, il decreto prevede un bonus in favore delle donne lavoratrici di qualunque età, con l'esonero dal 100% dei contributi previdenziali per 2 anni, finalizzato all'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Al centro della nostra azione abbiamo posto le esigenze delle famiglie anche sul piano della conciliazione tra vita privata e vita lavorativa. A questo scopo, con le ultime 2 leggi di bilancio, sono state aumentate le indennità dei congedi parentali che passano dal 30 all'80% della retribuzione per il primo mese e dal 30 al 60% della retribuzione per il secondo mese. Sempre con legge di bilancio è stato previsto l'aumento dell'assegno unico, l'implementazione del fondo per gli asili nido, la stabilizzazione dei contributi per i figli con disabilità e fringe benefits rafforzati per lavoratori con figli sui quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali era già intervenuto con il decreto lavoro 48 del 2023. Tra gli ultimi interventi di questo governo in favore della famiglia segnalo la decontribuzione per madri lavoratrici di 3 o più figli, riconosciuta in via sperimentale per il 2024 anche le lavoratrici madri di 2 figli e la previsione di uno specifico finanziamento di 60 milioni di euro per il 2024 destinato ad attività socioeducative in favore dei minori da svolgersi a cura dei comuni italiani. In definitiva, il governo ha adottato importanti e rilevanti misure a sostegno della famiglia e della natalità che tengono conto dell'attuale contesto economico e dei reali bisogni delle famiglie stesse, misure fortemente volute che hanno trovato collocazione in diversi e significativi interventi legislativi che implementano e ampliano le tutele previste dalla norma citata dagli onorevoli interroganti. Concludo assicurando che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente alle altre amministrazioni coinvolte su questo tema importante, proseguirà sulla linea tracciata volta a dare impulso alla crescita del potere d'acquisto delle famiglie attraverso lo sviluppo del lavoro, riservando una particolare attenzione alle esigenze delle donne e dei giovani.